Ciao a tutti ragazzi e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind. Allora, ci eravamo lasciati qua, classifica secondi con una partita in meno rispetto alle altre. E appunto la partita in questione è questa qua, Brescia-Livorno. Allora andiamo a giocare laggiù e cerchiamo comunque di rimanere bene o male sullo stesso andamento con il quale abbiamo iniziato questa prima parte di campionato, questa prima parte. Queste poche partite, perché quante ne abbiamo fatte? 10, ora resta l'undicesima, quindi siamo sempre all'inizio comunque, non siamo neanche a metà. Allora, qui... No, dai. No, voglio far giocare... Così, voglio giocare così, sì. Iniziamo. Comincia dunque la gara. Vai avvantaggiato. Guarda Varella, e tira! Dio buono, te. Tira per il... No! Vai, Old Chic. Tira, Old Chic. Boia, così. Entrata in bocca. Finisce così il primo tempo. 0-0. Peccato però perché avevamo creato delle buone occasioni che però non siamo riusciti a sfruttare, ecco. Cambio, perché ho visto che Luci c'ha il cerottino, insomma. È semi infortunato. Te schiavone. E vai Marellino. Tira! Old Chic! Dio buono te! Cambio, vado a mettere Anascio. Posto di Barella, fa scala a Pasquato dietro. Mamma mia! Presa, presa, ce l'hai te, Roma, che ne va lì. Dai, però ripartiamo, No, eh! No, bimbi, come rigore? Ha preso palla piena. No, fammi rivedere il replay. Bimbi, ha preso palla piena. E poi dopo il giocatore. Dai. Ecco, vedi. Mamma mia, che culo. Un capo nulla perché vuole sta scritta di merda sopra. E andiamo, te, boia, te, 0-0, poi c'è il palo. Che culo, te, perché mi hanno buttato dall'altra parte. No, di mano volevo ripartire. Comunque, finisce sì, 0-0. Sinceramente mi rimane un po' strozzato in gola questo 0-0 V, perché qualche occasione l'abbiamo creata, però l'abbiamo sfruttata. E peccato, perché secondo me si poteva benissimo far meno un gol. Insomma, diciamo due punti abbastanza persi, ecco. Vabbè, comunque alla fine non si è perso. Se non sbaglio, ora fatemi vedere. Siamo primi, pari punti con il Cagliari. E niente, quindi andiamo a giocare contro in casa contro il Como. Un attimino, prima voglio vedere una cosa. Che si è fatto male? Luci, 5 giorni. Vabbè, saltiamo e basta. Vabbè, andiamo a fare intanto la partita contro il Como. Allora. Vabbè, qui le solite maglie, sempre brutte. Allora no, si fa giù a, piuttosto si fa giù a schiavone. E sono un po' stanchi di tutti. Metto Calabresi al posto di Emerson. Niente, via, giochiamo così. Intanto Mopi, già mi sto scordando di dirlo, sì, è tornato all'infortunio, ma c'è sempre il cerottino. Quindi finché, diciamo, questo cerottino non va via, non me la sento di metterlo in campo, di rischiarlo, ecco. Via, iniziamo. Tira schiavone, eccolo lì, schiavone, 1-0, una sassata sotto l'incrocio dei pali, perché bene o male mi è sembrato di più, è abbastanza esterno. Dopo 7 minuti sblocca la partita lui e porta il vantaggio di Livorno. Fatemelo rivedere. Eh sì, all'incirca sì, 1-0, Andrea Schiavone. Vai Old Chic, scoppiacelo! Ritira! Eccolo lì! E che culo, perché mi è rimasta lì dopo che il portiere, diciamo, l'ha toccata. Via, mettiamola così. Comunque 2-0, Old Chic. E andiamo. Finisce in questo modo il primo tempo
2-0. Al contrario della scorsa partita, per ora stiamo concretizzando gran parte di quello che abbiamo creato. Vabbè, gran parte, alla fine abbiamo creato penso 3 occasioni, però comunque, appunto, al contrario della scorsa partita, per ora l'abbiamo buttata dentro quando dovevamo farlo. E niente, dobbiamo fare il secondo tempo, però prima, dato che per ora il risultato lo permette, spero poi di non pentirmene, voglio fare qualche cambio, ovvero mette, anche se non è solo ideale, Musonda al posto di Old Chic che fa riposare e Barella al posto di Pasquato, perché l'ho visto abbastanza stanchi. Poi per il resto, ma sì, dai, mettiamo anche Cazzola al posto di Fedato, perché ho visto che sono parecchio stanchi, perché la partita è stata, diciamo, vicina a quella precedente, quindi hanno riposato poi i giocatori. Comunque iniziamo questo secondo tempo, dai. Attenzione! Meno male. Ah, Schiavone! Vabbè. Finisce così. Il risultato è invariato dal primo tempo. E niente, la partita che ormai era bene o male già scritta, perché anch'io ho perso un po' diciamo, la voglia di far gol, perché comunque ero già sul 2-0. Il Como ha provato a fare qualcosa, diciamo, soprattutto in quell'occasione plateale che non ha sfruttato, però alla fine, meno male per noi, è rimasta così. Una partita che era già scritta nel primo tempo, ecco. 2-0, insomma, abbiamo vinto. Siamo un'altra volta, anche se l'eravamo di già, però siamo primi stavolta a 26 punti da soli, perché Cagliari evidentemente ha pareggiato. E niente, detto questo, andiamo a fare la prossima partita. Andiamo a giocare a Chiavari laggiù, vabbè, contro l'Entella. Vediamo un po' di davvero di continuare così, perché abbiamo iniziato il campionato in maniera più che sufficiente, non ottima perché a volte abbiamo pareggiato, però dal punto di vista delle sconfitte siamo messi veramente bene. Niente, facciamo giù a Pasquale al posto di vantaggiato, che l'ho visto un po' stanchino, ma qui sempre sì. E io voglio dare ancora fiducia a Schiavone perché l'altra volta se l'ha meritato, il 3 gol l'ha fatta rischiata partita, così come Emerson, cioè come Calabrese al posto di Emerson, ce l'ho fatta. Insomma, andiamo a giocare. Iniziano loro. Andiamo. È una bellissima palla. Guarda Ianacio. E tira. 1-0. Ianacio. Che peraltro probabilmente prima l'ho pronunciato bene. Comunque. Si parte alla grande. Dopo 7 minuti. Una buonissima. Tutta è nata da questa cosa di Odici che finalmente ha trovato Fedato. Bene. Che poi vabbè Ianacio c'è la bua. Fatto gol. Insomma, 1-0. Mamma mia, meno male. Ci ha salvato il culo Romo. No, 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 no. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Come si è fatta a non prendere gol, non lo so nemmeno io. Angolo, vabbè, ma sì. Adesso si prende gol ora. No, vai Romina tua. Ale. Vai Abne. Data in bocca. Finisce sì il primo tempo, 1-0. Allora, direi che forse non è che è meritato, però era più giusto se eravamo 1-1, perché comunque anche loro hanno creato delle cose abbastanza importanti che però non sono riusciti a sfruttare. Però 1-0 per noi, quindi meglio appunto. Dai, andiamo a fare il suo tempo, guardiamo almeno di reggere la pressione perché sta attaccando l'Entella. No! No, Edi! Nel culo poi la merda, perché? Perché preso il palo e li ha pitata in maniera impressionante sui piedi, 1-1, ormai Roma era intero, non ci si poteva fare nulla. Però è anche giusto così. Niente, non ce l'ho fatta a provare a fare un gol, cioè non è venuto fuori un gol che ci ho provato. Quindi finisce 1-1, un altro pareggio. Diciamo per questo video, che se non sbaglio se ne ha fatte 3 e questo è il secondo pareggio. Niente, peccato, ma è il risultato più giusto perché anche l'Entella, guardate, addirittura ha fatto 8 tiri. No, beh, qui è impressionante la ossa, però vedete, anche se le statistiche non l'ho posto, io posso garantire che comunque sono stato un po' più pericoloso solo io di loro, anche se di tiri effettivi no. Cioè, arrivavo in porta e poi tanto cosa fa? Mi levava un palo all'ultimo, ecco.
Vabbè, comunque 1-1, dai, il risultato più giusto. Giusto il pareggio. Insomma, avviamoci a fare la quarta partita, che voglio un attimo vedere con chi è. Aspetta qui intanto, voglio sistemare una cosa. Che Musonda, tutto rispetto, anche se non sa tanto gioco, oh. Quindi piuttosto preferisco Anasio, ci metto super uomo difficile, perché è quello difficile. Che Anasio, ragazzi, c'ha un potenziale impressionante, si è allenato bene, si è fatto giocare con costanza, e ve lo posso garantire. Può diventare veramente un giocatore qualitativamente molto alto. Comunque, vediamo chi è la nostra prossima avversaria. Dai, ma ragazzi, ma che fallo, voglio vedere. Sì, prego, Ciccio, Lambrughi, io. Lambrughi ci è rimasto malissimo, che non gioca. Aio, chi è? Oddio, che squadra è? Non... Logo... Ah, Salernitana, ecco. Vabbè, andiamo a giocare contro la Salernitana, dai. Comunque, mentre qui sto faccio le cose, ho visto, prendi clicca, ho visto che siamo sempre primi, non so però se appare punti, solamente visto il nome Livorno primo. Niente. Ragazzi, è tornato Mopi e si schiocca subito al posto di vantaggiato, che è vantaggiato con tutto il rispetto, soprattutto nella realtà, però diciamo ha un tot d'età nel giochino e quindi ha poche possibilità di salire, al contrario di Mopi, che al contrario è giovanissimo, così come Nasho. Quindi niente, per quanto mi possa dispiacere, preferisco far giocare a loro due piuttosto che lui, ecco. Però diventa la prima riserva e il primo sostituto in caso di infortunio, di qualche attaccante. In notturna, inizia la Salernitana però. Vai Pasquato! Sarta, eh? No, è tornato Ricci in porta. Non ci ho fatto caso. Però mo vedrai questa nazionale, mi auguro sì che non si sia fatto male, io non l'abbia letto eventualmente. Dio buono, te. Se rimaneva lì. E tira! Ma... Oh, dai. Mamma mia, Ricci. Che ansia sei, te. Finisce sì il primo tempo. Come avete visto, tutte le volte arriva davanti porta e poi all'ultimo, quando magari sto per tirare, bam! Mi levano il pallone o, oh, boh, succede qualcosa. Peccato perché potevamo andare in vantaggio anche stavolta. Insomma, andiamo a fare il secondo tempo, dai. È buona, vai Anasio! Vai Ciccio! No! Che peta ha fatto! Anzi, che peta ha tirato! Ma dai! Tira Mopi! Dio buono te! Oi oi, non entra, non entra! Cambio! Che Mopi è stanco, poi sennò mi si rirompe! Allora, si fa 200 ambi, l'ha avvantaggiato, schiavano al posto delle luci... E Barella al posto di Pasquato. Manca un quarto d'ora. Vero che nel gioco vola il tempo, però prima fa qualcosa. Insomma, finisce così 0-0. Ci ho provato, ma anche questa volta non è venuto fuori niente. L'ultimo quarto, dicevo prima. Ed è, però dispiace, perché a parte il fatto che su 4 partite fatte, per ora se ne è pareggiati 3. E secondo me, ok, è vero che non perdi, ma il pareggio dopo un po' ti serve veramente a poco, perché alla fine è solamente un punto. E poi di gira un po' le scatole, perché cioè tutte le volte si arriva lì davanti porta quasi e non si riesce a concretizzare o finalizzare quanto creato, e a lunga andata da 9 sta sa via. Vabbè, andiamo a fare la prossima partita. Allora si va a giocare a regola fuori casa contro il, perché anche visto questo logo V non lo riconosco, oh, Vicenza, ragazzi. Comunque un attimino voglio dire una cosa. Siamo secondi, però è una partita di meno al Cagliari, quindi abbiamo l'opportunità vincendo di agganciarlo. No, se no che mai lascia. Mi dispiace, ma si gioca sì, se no mi conosco tutte le cose. Comunque, allora vi mi sono scordato di sostituire Mopi con vantaggiato. Ora si poi si mette. Eccolo V. Se la va Comi. E voglio far giù a Schiavone a posto di Luci. Che fatto Schiavone? Se crescesse un altro pochino a livello qualitativo, potrei benissimo sostituirlo a Luci. Però diciamo che è troppo presto per cosa. Cosa da fa? Quindi per ora titolare resta Luci, ma Schiavone ogni tanto gioia. Fa il turnover, ecco. Allora, sotto la pioggia. Iniziano loro. E dai, vediamo un po' di ribaltare le ossa magari vincendola. Vai Anasio! Oh, eccolo! Disattenzione difensiva da parte di Vicenza. E Anasio la approfitta e fa gol.
se Dio vuole, te. Maledetta la miseria, ci ha messo 28 minuti che deve fare qualcosa di pericoloso. No, guarda lì, Luck, Ale, 1-0. No, maledetta la miseria, te. Siamo riusciti prima a fare gol e ci ha anche preso. Maledetta la miseria, Ane, Pozzi. Perché già la vicinanza Pozzi. Vabbè, 1-1. 1-1, finisce sì il primo tempo. Peccato, di una volta che eravamo riusciti a far gol, si è anche preso. Ne ha fatto il secondo tempo. Da una a saltare. Tira il Doshik. Mamma mia, sa dove andava a finire questo tiro. Vi! Vai, l'ha presa Mopi, vai! No, fuori gioco. È fuori gioco, maledetta la miseriaccione, de. Oi, oi, de. Che brodo sono stato, de. E tira, ma cazzo, tira, Janacio, tira. Vamo più all'ultimo. Tira! Eccolo! Lì! Mopi! Al 92esimo, sicuramente, perché è sul finale. Oh! Se Dio vuole, la butta dentro. E porta il vantaggio il Livorno. Ale, Nil, Nial, ma cazzo si chiama. Va bene, devo pensare fosse una maledizione. Però non è ancora finita, perché l'arbitro non fischia. Tanta, 2-2. Tutti dietro, barriate, tutti difesa. Trans, Ale. Finisce così, 2-1. 2-1, vabbè, come avete visto è venuto fuori sul finale. Però è giusto sì, perché in confronto al Vicenza si è fatto qualcosa più noi, come vedete anche da tiri, i tiri in porta. E niente, finalmente siamo tornati alla vittoria, sperando che non sia stata una casualità e basta. Quindi niente, questa vista non sbaglio era la quinta partita. E ora andiamo a fare l'ultima partita del video. Stavolta mi pare sia il Perugia. Ale, partita importante questa, perché si incomincia a giocare contro squadre che fanno parte, vabbè, anche il Como c'era, non lo sapevo, vabbè, fanno parte della zona calda della classifica. Quindi niente, iniziamo l'ultima partita. Iniziamo. Comincia il gioco. Non si è dimenticato. 0-0. Mamma mia ragazzi, il primo tempo noioso. Cioè sono stati qualche tiri, perché sai, fammi vedere. Non te lo dice mia, sai, se ci sono stati dati partita. Cioè ragazzi, parte il netto possesso palla da parte del Perugia, per il resto è una partita smorta. Andiamo a farci uno tempo, vai. Vai Castagne, metti la Modino e non c'è mananima. Mamma mia, non ho l'idea. Metti la Modino nel mezzo, fedato, vai. Brutto. Finisce così, 3-0, una partita veramente brutta, ma brutta ragazzi. Ma brutta, guardatevi, un tiro così. E niente, allora questa è l'ultima partita del video. E beh, un altro pareggio, vabbè, pensavo alla fine magari di poter fare qualcosa, ma così non è stato. Ora, prima di finire vorrei un attimino vedere la classifica. Allora, siamo a 32 punti, siamo al Cagliari, primi. Sempre 0 sconfitte, che sia un dato importante, però aspettate, voglio vedere con sicurezza. Però guardate lì, ci sta la bellezza di 8 pareggi su 16 partite. E è vero che ne ha vinte 8, però ne ha pareggiato anche altrettante 8. E quindi 3 pareggi cominciano ad essere un po' troppi, secondo me. Vabbè, niente, detto questo, ci vediamo a concludere il video. Ci vediamo al prossimo episodio, che fra l'altro ci vedrà giocare contro il Novara. E niente, detto questo, prima di lasciarvi, intanto come sempre, intanto vi ringrazio per aver visto il video, della visualizzazione, e vi ricordo di mettere sempre, se volete, un bel mi piace al video, tanto per tra virgolette rendermi contento, di condividerlo dove volete, ma soprattutto iscrivetevi al canale, che è la cosa più importante secondo me, perché per chi fosse interessato può rimanere aggiornato su tutto quello che caricherò, ma soprattutto su tutti i video inerenti a questa serie qua. Niente, detto questo, vi aspetto al prossimo video per appunto iniziare, anzi continuare questa serie e iniziare la partita appunto con Tenovaria. Via, vi saluto, ciao!